Buongiorno e benvenuti all'Open Day dell'Università degli Studi dell'Insubria. Mi presento, sono Alessia Allevi, sono un fisico sperimentale e vi voglio parlare del corso di laurea triennale in fisica. Perché studiare fisica? Perché è una materia che piace, nonostante sia un corso di laurea impegnativo? Perché è l'unico corso di laurea in cui si studia veramente la fisica da tutti i suoi punti di vista? Perché è un corso di laurea versatile, nel senso che viene insegnato soprattutto un metodo, un modo per approcciare i problemi della realtà. E poi, perché permette di incidere sullo sviluppo futuro della società e non soltanto da un punto di vista tecnologico. Come è strutturato il percorso di fisica? Si comincia con la laurea triennale della durata di 3 anni. Poi si può proseguire con il corso di laurea magistrale della durata di altri 2 anni e infine si può decidere di intraprendere l'ultimo step di formazione universitaria rappresentato dal dottorato di ricerca in fisica o in fisica e astrofisica della durata di altri 3 anni. Cosa si studia alla triennale? Premetto che il corso di laurea triennale in fisica ha una struttura uguale in tutta Italia, non richiede prerequisiti specifici, ma piuttosto tanto impegno e buona volontà. Cosa viene insegnato? Al di là dei contenuti specifici di fisica, viene insegnata la matematica avanzata, che rappresenta lo strumento indispensabile per affrontare in maniera rigorosa la fisica, ma oltre a questo viene insegnato il metodo scientifico e i ragazzi acquisiscono lo spirito critico e la capacità di problem solving. Quali sono i possibili sbocchi lavorativi? Come dicevo prima, una delle possibili strade è quella del dottorato di ricerca in Italia o all'estero, supportati da una borsa di studio. Al termine del dottorato si può decidere di rimanere in ambito accademico o all'interno di enti di ricerca nazionali o internazionali per continuare a svolgere attività di ricerca di base. Alternativamente, al termine della magistrale o al termine del dottorato, si può decidere di entrare nel mondo industriale, per esempio per lavorare nei reparti di ricerca e sviluppo delle grandi multinazionali, oppure si può andare a lavorare negli ospedali come fisico medico o nelle banche e negli istituti previdenziali come econofisico. Si può anche entrare in ambito militare, per esempio nel corpo del RIS, o insegnare nelle scuole secondarie e infine ci si può occupare di data science, cioè della gestione di grandi moli di dati. Perché studiare a Como? Beh, innanzitutto perché offriamo un eccellente rapporto docente-studente e questo permette ai ragazzi di raggiungere una preparazione accurata. Inoltre, diamo la possibilità alle matricole di ricevere un servizio di tutoring gratuito tenuto dai nostri dottorandi e anche la possibilità di svolgere periodi di studio all'estero attraverso il programma Erasmus. Infine, ricordo che all'Università dell'Insubria si svolge ricerca di frontiera. Qui, per esempio, ho riportato i prodotti di 2 spin-off di nostri fisici, e cioè la realtà Coelux del professor Di Trapani e il generatore di numeri random del professor Caccia. Per approfondire, se avete domande, commenti, interessi particolari, vi invito a partecipare o il 21 o il 27 maggio dalle 15 alle 16 alla presentazione in diretta del corso di laurea in fisica. Saranno presenti alcuni docenti e alcuni studenti. E inoltre vi invito a partecipare ad alcuni mini eventi tematici che saranno tenuti da altri nostri docenti. Inoltre vi ricordo che per tutti fuori sede l'Università degli Studi dell'Insubria offre una residenza universitaria che è situata a soli 5 minuti a piedi da Via Valleggio 11, che è la sede del corso di laurea in fisica. E vi ricordo anche che l'Università dell'Insubria offre in maniera gratuita a tutti gli immatricolati la possibilità di prendere parte ad alcuni precorsi. Per fisica consiglio caldamente il precorso di matematica e il precorso di metodo di studio. Con questo concluso, vi invito a visitare la pagina ufficiale del nostro corso di laurea, ho riportato qui il link. Per domande e commenti vi invito anche a scrivere a me, Alessia Allevi, o alla professoressa Michela Prest, presidente del Consiglio di Corso di Studi in Fisica. Arrivederci e a presto!